Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un'altra applicazione secondo me davvero ottima per far volare il nostro Mavic Mini con i WePoint. Con l'arrivo di questa SDK sono tanti gli sviluppatori che adesso stanno integrando nelle loro app appunto la compatibilità con il Mavic Mini. Ovviamente, come ho già detto in un video che ho fatto qualche giorno fa, le SDK sono molto limitate, quindi questi sviluppatori devono diciamo aggirarle per fare funzionare i WePoint e l'Active Track, perché le SDK di loro non lo consentono. Quindi cosa succede? Come vi ho spiegato, sarà lo smartphone a trasmettere i WePoint al Mavic Mini. Quindi per diciamo utilizzare questa applicazione, visto che i dati vengono trasmessi in tempo reale al drone, bisogna avere comunque uno smartphone prestazionale. Ovviamente basta uno di ultima generazione, va bene, però uno smartphone troppo vecchio, economico, è meglio non utilizzarlo per queste funzioni. Ma l'applicazione di cui vi voglio parlare oggi si chiama Red WePoint, davvero buona secondo me per far volare il Mavic Mini con i WePoint. L'unica pecca che ha è che purtroppo è disponibile solo per i dispositivi Android, almeno attualmente per iOS non c'è, probabilmente non ci sarà mai, perché comunque è un'applicazione che già c'era, che già era compatibile con tutti i droni di AI fino al Mavic Mini attuale, quindi se fino adesso non è mai stata sviluppata, probabilmente non sarà mai sviluppata per iOS, almeno credo. E però un vantaggio che ha questa applicazione è che è disponibile in due versioni, la versione di prova, quindi gratuita, e la versione a pagamento che costa circa 16 euro. La versione di prova ci permette comunque di provarla, nel senso che ci permette di fare un volo con i WePoint. Ovviamente c'è un limite di WePoint che possiamo inserire, quindi sono solo 5, ci sono un sacco di altre limitazioni, però per capire come funziona l'app e vedere come si comporta il nostro Mavic Mini con questa app, già con quella gratuita lo si riesce a capire. Poi ovviamente una volta che l'abbiamo provata e diciamo sì, cavolo, funziona bene, mi interessa, a quel punto acquistiamo la versione Pro, che ci permette di mettere tutti i WePoint che vogliamo e un sacco di regolazioni appunto durante il volo con i WePoint, che nella versione diciamo di prova non sono disponibili. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e guardiamo da vicino come funziona Red WePoint. Allora, per prima cosa dobbiamo andare nel nostro Play Store, quindi andremo a cercare Red WePoint, eccolo qua, e abbiamo subito l'applicazione, vedete, ci dà subito l'applicazione quella gratuita, poi sotto ci dà la versione Pro. Come vi ho detto prima provate quella gratuita, poi se vi va acquistate la versione Pro. Quindi una volta che l'abbiamo scaricata ed installata, andiamo ad aprirla ed ecco qua Red WePoint. Adesso fa il suo avvio, a questo punto ci fa già creare un percorso di WePoint offline, nel senso che il drone non è connesso al nostro controller e allo smartphone, ma ci permette già di creare appunto il percorso che vogliamo fargli fare. Allora, prima di vedere com'è l'app di volo, direi che di andare a creare il percorso, poi entriamo nell'app di volo e gli diamo anche un'occhiata. Allora, andiamo ad aprire Plane Offline, ok, adesso ci rileva e vedete che ha trovato dove siamo, quindi vedete che c'è il simbolino di Android sopra casa mia, per intenderci. A questo punto abbiamo un sacco di funzioni. Allora, innanzitutto, se andiamo a cliccare aiuto in alto, andando adesso a cliccare sempre sullo schermo, ci spiega tutti i punti e sono le spiegazioni in italiano, e anche questa cosa molto utile e interessante che siano in italiano. Quindi vedete che se io vado a cliccare ci spiega tutte le funzioni del menu. Quindi adesso ve le spiego velocemente. Allora, abbiamo info che ci dà diciamo il risultato della missione, quindi quando abbiamo creato la missione ci dà tutto quello che diciamo c'è all'interno della nostra missione, quindi la durata, la velocità media, vedete il numero di punti di interesse, il tempo della missione, quanto ci metterà a farlo, queste cose che state leggendo anche voi. Poi abbiamo l'altra voce del menu che si chiama utile. A questo punto, in questa diciamo sezione, si seleziona il tipo di mappa che vogliamo, il percorso inverso e la selezione dei WePoint di partenza. Poi abbiamo mission, qua ci dà tutte le regolazioni della missione, quindi tutto quello che possiamo andare a impostare nella missione. Poi abbiamo la voce edit, qui configurazione dei WePoint, velocità dei WePoint, l'altezza, cosa deve fare il drone quando arriva in un determinato WePoint,
tutte queste cose, cosa deve fare quando arriva l'ultimo waypoint, se deve atterrare lì, se deve fermarsi in overing, se deve tornare invece da dove è partito, tutte queste regolazioni. Poi abbiamo questo simbolo dove all'interno di questo menu potremo andare a decidere che tipi di waypoint vogliamo, quindi se metterli a mano libera andando a cliccare, se che lui ce li metta a cerchio, che ce li metta a quadrato. Dopo li guardiamo un attimo più da vicino questa voce. Poi abbiamo la voce archivio, che è dove avremo salvato e dove andremo a caricare appunto le missioni che abbiamo fatto. Quindi poi vabbè, qua abbiamo per espandere tutto lo schermo e va a togliere tutte le voci. Poi abbiamo qua che dove ci fa scegliere se mettere waypoint, se mettere il punto di interesse, se mettere il punto di partenza preciso. Poi qua abbiamo questo, diciamo, crocetta X su un punto rosso, che è quello che ci permette di annullare l'ultimo, eliminare un waypoint dalla mappa che abbiamo messo, o eliminare tutti i waypoint dalla mappa che abbiamo creato. E poi ultima cosa, centro la mappa, modo offline, vedete, trova la posizione dell'home, altrimenti trova la posizione GPS di Android. Quindi questo è per, diciamo, andare a cercarci all'interno della mappa. A questo punto direi di andare a creare una missione. Allora, possiamo andare a scegliere, vedete, che tipo di waypoint vogliamo. Vedete che abbiamo quello col puntino, che sarebbe mettere il singolo waypoint, ce lo mette con la linea che poi potremo andare a modificare, a quadrato, che ovviamente potremo andare a modificare la forma del quadrato, a cerchio, o diciamo questo percorso avanti e indietro, che serve poi per fare i rilevamenti, o disegnare con le dita un percorso proprio a mano libera, e lui metterà tutti i waypoint all'interno del percorso che abbiamo disegnato. Allora, a questo punto direi di andare a creare un diciamo un percorso. Quindi, allora, selezioniamo un percorso con i waypoint classici. Quindi vedete che cliccando sul simbolino grigio possiamo scegliere waypoint, home o punto di interesse o niente. Quindi home se vogliamo proprio il punto preciso di partenza, quindi proprio che dobbiamo essere in quel determinato punto per far decollare la missione. Quindi mettiamo i waypoint, quindi andiamo a inserire uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Ok, questa sarà la nostra missione. Niente di che, una cosa semplice, però giusto per capire il funzionamento appunto di questa applicazione per Mavic Mini. Allora, andiamo a modificare i waypoint, quelli che almeno ci interessa per questo test. Quindi andremo a dirgli che nel primo waypoint cosa dovrà fare? Dovrà iniziare la registrazione video. Poi a questo punto lui inizierà a registrare video. Come vi ho già detto prima, di default l'altezza è 30 metri, lascio quella, quindi ogni waypoint che andate a creare sarà di 30 metri di default. Quindi facciamo configura. Poi nel secondo waypoint invece gli diciamo di abbassare il gimbal, quindi selezioniamo gimbal come funzione. Poi anche la funzione gimbal poi avremmo potuto inserirla anche nel primo waypoint, perché si possono inserire più funzioni all'interno dello stesso waypoint. Non è che ogni waypoint ha una funzione, ogni waypoint può fare più funzioni, o meglio può integrare all'interno di sé più funzioni. Quindi direi che di fargli inclinare il gimbal verso il basso, facciamo di un, facciamo 35 gradi, giusto per fare un esempio, non è niente di che, anche perché la prova la facciamo qua fuori dal mio giardino. Poi la velocità di movimento del gimbal, quindi lo rallentiamo un po', perché altrimenti sarebbe velocissimo nell'inclinazione, invece facciamo una roba magari un po' più graduata, quindi lo impostiamo più o meno così, giusto per avere un'idea. Poi vedete qua azione 2, potremmo andare appunto a inserire un'altra funzione, quello che vi dicevo prima, che non è che un waypoint fa c'è una sola funzione. Lasciamo nessuna, quindi facciamo configura. Poi nell'ultimo waypoint gli diciamo di interrompere la registrazione, quindi facciamo configura, ok. Poi andiamo su mission, controlliamo, mettiamo una velocità di 10 km orari come velocità che abbia il drone nel fare il percorso. Poi transizione di altezza lasciamo passo, azione alla fine gli diciamo di go home, quindi ritorna a casa.
Poi qua lasciamo tutto così com'è, tanto è solo un test, lasciamo tutto così, facciamo accettare. Ok, a questo punto la missione è fatta, la dobbiamo però salvare perché altrimenti l'andremo a perdere. Quindi facciamo archivio, errore nessuna missione, ma non ci interessa, noi clicchiamo sul più, andiamo ad inserire il nome, chiamiamolo test. A questo punto facciamo ok, accettare, e abbiamo salvato la missione. Controlliamo e vedete che c'è la missione test, quindi andando a cliccarci sopra diventa grigia, poi facciamo carica. A quel punto caricherà la missione, quello che poi farà anche all'interno, diciamo, dell'applicazione di volo, proprio quando stiamo già per decollare, anche perché questa applicazione, per funzionare, diciamo, il Mavic deve essere messo in volo, quindi bisogna decollare col Mavic, lo si fa decollare, poi si sta a 2, 3, 4 metri da altezza dal suolo, a quel punto si fa play e da lì parte la missione, non parte direttamente da terra come fa invece Drone Link, che il Mavic ce l'abbiamo in terra, schiacciamo play e la missione parte da terra, no, qua parte dopo che siamo già decollati, o meglio la possiamo avviare dopo che siamo già decollati. Quindi a questo punto facciamo annulla, non la carichiamo e ragazzi, la missione è pronta, avete visto, una cosa semplice, giusto per far capire. Anzi, guardiamo le info della missione, tanto per avere un'idea, vedete i waypoint sono 8, punti di interesse 0 non ne ho messi, velocità 10 km orari, distanza 129 metri, il percorso che deve fare il Mavic Mini, il tempo di 46 secondi, vedete tutti i waypoint altezza 30 metri, quindi qua c'è proprio un resoconto nel caso si abbia dei dubbi o si debba modificare qualcosa, perché qua si apre tutto sott'occhio, quindi magari diciamo a Carlo, ho messo un waypoint a 20 metri, non era quello lì, dovevo metterlo a 35, dovevo metterlo a 40, per dire, magari un errore nel digitare, nello smartphone. Qui almeno si ha subito un controllo di tutto quello che è la nostra missione. Quindi facciamo chiudi e a questo punto il Mavic Mini è pronto. Quindi ragazzi, direi che non ci resta che andare a provare questa missione test creata con Red Waypoint. Andiamo. Ok ragazzi, il Mavic Mini è pronto per effettuare la sua missione, quindi adesso vi spiego l'applicazione velocemente. Vedete, questa è la schermata iniziale, il drone adesso è connesso, quindi vi ricordo che dovete fare il login come per l'applicazione DJI Fly, anche lì c'è il login da fare con l'username e la password che avete usato per registrarvi. Qua è la stessa che avete usato per l'app DJI Fly, la usate anche qua. A questo punto basterà cliccare su volo. Ok, e qua l'applicazione sarebbe già pronta, una volta caricati i waypoint, per il decollo. Questa è l'interfaccia che si ha quando il drone sta effettuando appunto il percorso di waypoint che gli abbiamo creato. Cliccando in basso a destra andiamo, o meglio entriamo nell'interfaccia di volo, quella che diciamo potrebbe sostituire volendo l'applicazione DJI Fly. Una cosa che salta subito all'occhio ragazzi sono i numeri, perché guardate i dati in alto della fotocamera, sono microscopici, sono veramente piccoli, diciamo tutti i dati della fotocamera, quindi le regolazioni e l'impostazione della fotocamera. Sotto invece abbiamo tutti i dati di volo del drone, quindi la distanza, l'altezza, la velocità, tutte queste cose, che anche queste sono veramente piccole. La DJI Fly è molto più diciamo di impatto in questa, numeri più grandi, mi piace di più ovviamente, questa da questo punto di vista non è un granché. Poi qua abbiamo il menu dove ci permette le regolazioni della fotocamera, della videocamera, tutte le impostazioni che ha anche la DJI Fly. Sotto uguale, possiamo scegliere se manuale o automatico, quindi andare a impostare, vedete tutte le impostazioni manuale, così come è per la DJI Fly. Poi cosa abbiamo? In alto abbiamo le varie regolazioni di menu, però tante di queste non funzionano. Comunque cliccando su aiuto, vedete, ci indica tutto, o meglio ci spiega tutte le funzioni di ogni diciamo impostazione del menu di questa applicazione. Quindi vedete che cliccando, picchiando sul display, ci spiega veramente tutto, ogni simbolo, ogni cosa dell'applicazione. Questo è veramente comodo, soprattutto poi la spiegazione è in italiano, quindi voglio dire, va benissimo. Ok, quindi poi abbiamo, vabbè, qua a sinistra il simbolo per il decollo, il simbolo per il ritorno a casa, e poi abbiamo appunto i due tasti che sono quelli per far partire e fermare la missione.
Allora, entriamo nel menu della mappa, qua in alto abbiamo archivio, clicchiamo su archivio e vedete che abbiamo la missione che abbiamo creato prima quando eravamo in studio, quindi vado a cliccare su test, a questo punto vado a fare carica e vedete che si è caricata la missione che abbiamo prima creato. A questo punto non ci resta che decollare con il Mavic Mini, come vi ho detto bisogna prima decollare e poi far partire la missione. Ok, decolliamo, andiamo ad un'altezza non esagerata, 7,90 m. A questo punto clicchiamo su play, vedete missione iniziata e il Mavic Mini inizia a fare la missione. Quindi vi ricordate che al waypoint 1 dovrebbe iniziare la registrazione video. Ok. Ecco, a questo punto sta registrando il video, avete visto che ha flashato anche diciamo l'inquadratura laterale in basso, è al waypoint 2, dovrebbe inclinare il gimbal, vedete che lo sta inclinando in maniera delicata perché abbiamo appunto impostato un tempo lento nell'inclinare il gimbal. Poi vediamo che continua, a questo punto è arrivato al waypoint 4, sta andando verso il 5. Questa è una missione semplice, anche con Drone Link, quando l'ho provato, o meglio ho fatto il video tutorial, l'ho fatto in questa situazione, quindi una location simile per entrambe le applicazioni. Però vi ricordo che questa applicazione è disponibile solo per Android, però è comoda perché creiamo i waypoint nel cellulare, mentre con Drone Link dobbiamo crearli sul PC o su Mac e poi vengono trasferiti nel cellulare. Che a me piace la cosa di... Ecco, il return to home non c'è, in poche parole sta atterrando, guardate, sta atterrando dove c'era l'ultimo waypoint, anche se io avevo messo ritorno a casa. Adesso lo faccio ritornare io manualmente, non è un problema, però diciamo non ha fatto quello che doveva, nel senso, eccolo qua che sta arrivando. Ok. Quindi in teoria nell'ultimo waypoint dovrebbe aver interrotto la registrazione, però non ha fatto il ritorno a casa. Adesso proviamo ad andare a guardare la missione e vedete che azione alla fine go home. E invece il go home non c'è stato, nel senso che praticamente stava facendo a terra. Non il go home. Adesso non so se è una cosa che succede sempre, se succede ogni tanto, però ho notato che nelle due o tre volte che l'ho provato ha sempre fatto così. Poi se qualcuno di voi l'ha già provata e gli ha fatto il ritorno a casa in maniera perfetta, mi faccia sapere. Quindi ragazzi, allora, cosa dire, l'applicazione secondo me non è niente male, anzi tanta roba dal punto di vista dell'interfaccia, della comodità di creare i waypoint, delle tante opzioni che si possono mettere nei vari waypoint, però probabilmente c'è ancora qualcosina da migliorare, tipo il return to home, che il drone atterra a quel punto, forse è meglio andare a impostare niente, perché pare quando arriva all'ultimo punto non fa niente, poi clicchiamo return to home sul pulsante del radiocomando e facciamo ritornare il drone, almeno fino a quando magari questo non venga sistemato. Poi ripeto, a me fa così, poi magari uno lo prova con un altro telefono, un altro cellulare, magari cambia, perché come vi ho già detto, per far funzionare queste missioni ci vogliono comunque dei cellulari performanti, perché comunque i dati vengono inviati in tempo reale, appunto perché non avendo l'SDK, o meglio non permettendo l'SDK di integrare i waypoint, per aggirare questo diciamo limite introdotto di DJI con le SDK, gli sviluppatori cosa fanno? Come fa anche Drone Link, trasmette in tempo reale, lo smartphone trasmette in tempo reale i dati al drone, che in tempo reale appunto esegue la missione. Quindi ci vuole un processore dello smartphone abbastanza prestazionale, quindi non un telefono troppo vecchio con diciamo prestazioni scarse, sia per fare i waypoint che l'active track che è introdotto da Leici nell'applicazione beta che ho testato, anche lì è elaborato tutto dallo smartphone, quindi se si ha uno smartphone prestazionale, Active Track adesso quando poi arriveranno più in versione beta sicuramente sarà prestazionale, ma se si ha un telefono scarso l'Active Track non sarà prestazionale. Quindi finché DJI non libererà l'SDK per queste diciamo funzioni sarà così, ci vuole un cellulare performante.
Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato bene come funziona, come si creano le missioni e appunto avete visto anche com'è diciamo il comportamento del drone in volo con questa missione, come lui l'ha eseguita comunque in maniera perfetta, a parte il finale con il Return to Home che praticamente atterrava all'ultimo waypoint. Quindi spero che tutto questo vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Quindi ragazzi, secondo me è un'applicazione che vale, costa circa 16 euro, però come vi ho già detto inizio video, c'è la versione gratuita che potete scaricare e provare. Ci sono dei limiti di waypoint, mi sembra solo massimo 5 waypoint, poi non potete fare tutte le erogazioni tipo l'inclinazione del gimbal, tutte queste cose, però giusto per capire se vi piace, se vi interessa, la provate nella versione gratuita, poi acquistate la versione pro, che è la versione completa, che costa circa 16 euro. Vi ricordo ragazzi che però è disponibile solo per Android, ovviamente è compatibile con tutti i droni DJI a parte il Mavic Air 2, perché non sono ancora state rilasciate le SDK da parte di DJI. Il giorno che le rilascerà anche la SDK per il Mavic Air 2, anche quel drone sarà compatibile con questa applicazione. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, se è così ragazzi lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per sapere in anteprima le cose che proverò e porterò sul canale e vedere anche dove faccio volare i miei droni. E ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, per avere coupon sconto dei droni e di tanta tecnologia. E soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.